Benvenuti nell'isola di Man. Quando si parla di isole britanniche si pensa subito alla Repubblica d'Irlanda oppure al Regno Unito. Esiste tuttavia tra queste ultime una piccola nazione insulare che non fa parte né del Regno Unito né del Commonwealth, è l'isola di Man. Si tratta di una dipendenza della corona britannica, per cui la regina Elisabetta II è riconosciuta quale capo di Stato, ma con un titolo maschile, Signore di Man o Lord of Man. L'isola di Man possiede così la propria sterlina ed emette i propri francobolli. L'isola di Man ha anche una propria lingua ufficiale, il mannese, di origine celtica. La lingua mannese è molto diversa dall'inglese. Lo si nota ad esempio nei nomi geografici delle nazioni che circondano l'isola. L'Inghilterra diventa Sosten, il Galles si chiama Breton, la Scozia è chiamata Nolben, e l'Irlanda diviene Nairn. La stessa isola di Man, l'antica Insula Mona in latino, in inglese Isle of Man, viene chiamata in mannese Eilean Vonnan oppure Eilean Monnan, l'isola di Manannan, il dio del mare. I know who you are. You are travelers, and you are here because I allowed the mists to part. For I am Manannan, shapeshifter, navigator, mapmaker, tinsman, a god made of many hearts, and as ancient as the first people who lived on this island. You have come to hear the great story. Simile a quella siciliana, dove è posta al centro una trinacria, la bandiera dell'isola di Man è di colore rosso, con al centro una triscele, o triskelis, antico simbolo divino tra i popoli nordici. La triscele così è presente ovunque sull'isola, sulle targhe automobilistiche, sulla moneta, sulle facciate dei palazzi, inserita tra le ringhiere di casa. Sull'isola sopravvive ancora un'antica forma di democrazia, ininterrotta sin dal 979 d.C., il Tynwald o Tynwald in mannese. A colazione, come nelle altre isole britanniche, si consumano toast con fagioli, uova e pancetta. Ottimo il pesce freschissimo servito con le patatine, oppure come base per farcire panini caldi. Buonissime le minestre e le torte. Sull'isola si producono anche tipicità da mettere in valigia, quali il dolce alla menta, le caramelle alle erbe, oppure bevande rinfrescanti al rabarbaro mannese.
Una curiosità della fauna locale è la presenza del gatto mannese privo di coda. Gli appassionati di motociclismo conoscono l'isola di Man per la sua corsa detta Tourist Trophy. I mezzi di trasporto per girare l'isola sono il tram elettrico e il trenino a vapore, perfettamente funzionanti e puntualissimi. A bordo di questi ultimi andiamo ora a scoprire insieme i tesori di questa terra.